alla Camera. Allora, oggi intanto è un giorno importante, già l'ha ricordato Angela, oggi il 9 maggio. Il 9 maggio del 1978 venivano trovati lo stesso giorno, guarda caso, i corpi di senza vita, di Peppino Impastato, quello che rimaneva perché l'hanno fatto saltare in aria con la dinamite, e il corpo di Aldo Moro. Uccisi entrambi da un sistema malato. Due facce della stessa medaglia, due facce di uno Stato che ci ha tradito da qua, dalla Sicilia, dalla prima strage di Stato, che per tutti gli storici è quella di Portella della Ginestra. Una strage organizzata perché i siciliani, non è come ci dicono loro, i siciliani erano dei lottatori, erano persone che combattevano per i propri diritti, avevano la consapevolezza del valore della terra, del valore del lavoro, del valore della comunità, e ci hanno voluto impaurire, e lì sono iniziate tante stragi, hanno cominciato a uccidere sindacalisti, rappresentanti del lavoro, cittadini comuni che si impegnavano. I siciliani non sono mafiosi. I siciliani sono dei guerrieri e lo abbiamo dimostrato sempre, lo stiamo dimostrando ancora oggi qui e in Parlamento. E vi dico che li stiamo asfaltando, questi signori. E vi dico che io di loro non solo non ho paura, non solo non li temo, ma anzi tutto il contrario, so che uno di noi vale mille di loro. Perché loro, e dice bene Beppe Grillo, che è una persona veramente illuminata, hanno una malattia che si chiama alexitimia. Loro non sono in grado di riconoscere le emozioni del proprio simile. Sono addestrati al cinismo. Ed è con questo criterio che vanno avanti. Perché io tante volte mi sono chiesta, ma perché in Parlamento c'è Tizio e non c'è Caio? Ma perché la Presidente della Regione è questa e non è quest'altra? Ma perché uno è più intelligente, uno è più bello, uno è più ricco, uno è iscritto a una massoneria più potente, uno è più mafioso di un altro? No. Il requisito comune che hanno tutti è che sono addestrati al cinismo e a un'ipocrisia che non ha eguali nella storia della Repubblica Italiana. E noi dobbiamo riportare nelle istituzioni cittadini normali, che però con loro devono essere cattivi, perché noi con loro siamo cattivi, siamo molto cattivi. E noi siamo cattivi con loro perché loro sono stati cattivi con noi e continuano a essere cattivi con noi. Allora, dopo 45 giorni di giunta delle autorizzazioni estenuanti, finalmente qualche giorno fa in giunta abbiamo votato per l'arresto di un onorabile deputato siciliano, l'onorevole Franco Antonio Genovese, mister 20.000 preferenze del PD, renziano dell'ultima ora se non che della prima, Genovese deputato regionale, Genovese sindaco di Messina, quando cammina per strada tutti quanti si inchinano, ha dato lavoro a tantissime persone, però hanno chiesto l'arresto, che evidentemente non è così per bene come vorrebbe fare credere, perché è stato accusato di essere il capo e il promotore di un'organizzazione criminale che ha sottratto soldi pubblici, quelli degli enti di formazione. Allora, siccome ancora esistono dei privilegi, ebbene sì, un cittadino normale sarebbe stato arrestato subito. Genovese no, perché? Perché la Camera deve dire sì, lo potete arrestare, no, non lo potete arrestare. E perché la Camera deve dire sì, lo puoi arrestare o no? Perché la Camera deve accertare che non venga perseguitato, poverino, perché potrebbe essere che ci sono dei giudici che volevano perseguitare questo povero personaggio in cerca di autore. E perché c'è questa regola? C'è questa regola perché durante il periodo fascista venivano utilizzati gli strumenti giudiziari per perseguitare i nemici politici. Quindi aveva un senso, no? Che il Parlamento protegge, successivamente nella Costituzione l'hanno inserito per questo motivo. Allora, l'altro giorno alla Camera, quando si discuteva di questo, e mi veniva da ridere, perché a un certo punto i relatori dicono, no, dice, ma noi dobbiamo valutare il fumus persecutionis, questo nome latino, no? Perché non bisogna ledere l'integrità del plenum assembleare, perché non può essere sottratto un deputato al compito di fare parte del plenum. Allora io gli volevo dire, scusa, ma quando voi vi candidate alle europee, mentre siete deputati, non lo state ledendo l'integrità del plenum? Non vi state facendo gli stracazzacci vostri, no? Non lo state facendo?
il 50% delle presenze. Il signor Genovese che prende 20.000 euro al mese ha fatto un'interrogazione, una, neanche una proposta di legge, neanche una, neanche un intervento in commissione, neanche uno, neanche un intervento in aula, neanche uno. Ma cosa sta a fare lì? Ditemi cosa sta a fare lì, io lo voglio sapere. Voi e i vostri rappresentanti della Repubblica glielo dovete chiedere. Ma cosa stai a fare lì? Io lo so cosa sta a fare lì, sta a prendersi l'immunità parlamentare, no i soldi, perché soldi ne ha, e ci può coprire di oro. L'immunità parlamentare. Molti di questi signori stanno là dentro per questo, perché li protegge, come il signor Berlusconi. E il signor Berlusconi oggi non c'è, perché al Senato il Movimento 5 Stelle ha voluto il voto palese, noi il PD, dei vigliacchi del PD, pietosi del PD, che hanno sfangato la sinistra, altro che sinistra, questi non sanno neanche cos'è, sono più di destra della destra, anzi li mettono in crisi ogni tanto perché propongono idee più fasciste delle idee di Fratelli d'Italia, quelli ci rimangono pure male perché si sentono rubati il mestiere, infatti vedo la Meloni ogni tanto che non sa in quale piano deve andare perché si confonde, diceva dal terzo, va dal quarto, non si capisce più niente ragazzi. A proposito di ideologie, ideologie veramente sono per... Cioè ci abbiamo, come dice Beppe, ci abbiamo creduto di tutti nel comunismo, era un sogno per tutti, ma è stato usato male, siamo andati avanti, abbiamo capito tante cose e adesso quello che abbiamo capito nel Movimento 5 Stelle, col Movimento 5 Stelle, è che la vera politica non è la politica dell'ideologia, ma è la politica dell'energia. La vera politica, quella di cui Renzi non sa neanche l'ombra, è questa, la politica energetica. Ed è il movimento, non ci dobbiamo dimenticare da dove veniamo, il Movimento 5 Stelle nasce da lì, nasce dalla spinta ecologista, dalla tutela dell'ambiente, dall'idea di una società che deve superare, che si chiama post-carbonio, che deve superare il consumo del petrolio, dei combustibili fossili. Questi del PD non sanno neanche di che cavolo stiamo parlando, mi parlano degli 80 euro, quando mi dovrebbero parlare di efficientamento energetico degli edifici, di edifici microgeneratori, di energia trasversale, di smart grid, questi non sanno neanche dove stiamo di casa e rilanciano l'occupazione con 80 euro che mettono da una parte e le levano da un'altra e poi li dobbiamo parlare da dove? Ma li dobbiamo prendere dalla sanità ovviamente, signori, perché è ovvio, in Abruzzo sta partendo il primo ospedale, il Project Financing, vi rendete conto dove siamo arrivati? C'è un ospedale costruito con soldi pubblici che poi tu dai al privato e devi pagare poi due volte, che già paghiamo la sanità due volte, perché quando tu paghi la tassa e il ticket te lo paghi due volte, non è che lo stai pagando una volta sola. E qua in Sicilia il miliardo di euro che abbiamo fatto per pagare le multinazionali del farmaco, le multinazionali del farmaco di cui in Sicilia non avremmo bisogno, perché se in Sicilia mangiassimo i prodotti siciliani non modificati geneticamente, avessimo il controllo reale delle sostanze inquinanti nell'ambiente, diossine, metalli pesanti, formaldeide, arsenico, perché non se ne parla? Perché Bruno Vespa non sa niente di questo? Perché Lentana non sa niente? Questa è la politica! La politica non sono le stronzate dell'80 euro, quelle sono specchietti per gli allodole! La politica è sconfiggere il cancro, la politica è prepararsi al consumo, a un'epoca in cui non ci sarà più il petrolio, la Germania è avanti, signori. Se qui in Italia non ci sbrighiamo, non avremo più niente, perché il petrolio sta finendo, il gas ce lo manda la Russia. Noi ci dobbiamo autonomizzare dal punto di vista energetico, questo è quello di cui si deve parlare. Il turismo, ci stanno vendendo tutto, ma ve lo immaginate i cinesi che vengono qua a comprarsi le nostre cose? La nostra terra, ma per i cinesi, per carità, non ce l'ho con i cinesi, chiunque. Ma noi non dobbiamo vendere la nostra terra, non dobbiamo vendere. Voi andate sul sito del governo.it, già ci sono l'elenco delle bellezze architettoniche che stanno cominciando a vendere, delle isole che stanno affittando. Noi ci potremo trovare tra poco qua chiunque, e questo perché? Perché Renzi è andato dalla Merkel e si è calato le mutande, anziché dirgli: Merkel, senti, tu sei bellina, tu sei carina, sei tutto quello che vuoi, ma noi alla
Ape, perché noi non siamo di meno della Germania e non dobbiamo avercela con la Germania, noi non dobbiamo avercela con nessuno, ma dobbiamo valorizzare noi stessi, dobbiamo ricordarci cosa siamo, quello che abbiamo prodotto, che abbiamo il patrimonio culturale più importante del mondo, artistico, perché è culturale, grazie a Berlusconi e la Gelmini, siamo tra gli ultimi in Europa in questo momento. Però signori, perché le nostre arance se le mangiano i tedeschi e i siciliani si devono mangiare le arance marocchine, questo non può essere. Che i grani siciliani se li mangiano gli americani e noi ci mandano i grani russi, questo non può essere. Allora qua ci vuole gente con gli attributi che va in Europa e senza paura dice: io i soldi del fiscal compact non te li do, punto e basta, recedo dal fiscal compact, non sono 50 miliardi, sono 40, io 40 miliardi di investo nelle infrastrutture. Però signori, prima di fare questo c'è una cosa, di questo vi parlerà Mario, cosa che mi fa ridere, e poi chiudo, che quando sento parlare gli economisti, perché ovviamente ti devi studiare anche un po' di economia per stare là, no? Quindi sento tutti questi geni dell'economia che parlano di tangenti, insomma tutte queste equazioni matematiche, no? E allora poi dico, ma questi signori, i soldi della corruzione, per esempio, visto che il costo della corruzione in Italia costa solo 60 miliardi all'anno, dove li mettono nelle equazioni matematiche? Dove li infilano? Allora signori, io ho pensato che loro i soldi della corruzione lo sanno bene che ci sono, sanno bene dove sono e fanno conto di questi soldi, perché non siamo ancora falliti, perché se voi leggete il documento di economia e finanza è chiaro che fanno conto, che contano sull'economia sommersa. Perché è un documento dove abbiamo un debito che è aumentato di 40 miliardi in 3 mesi, 40 miliardi, ok? È un PIL che se andiamo allo 0,8% è a tanto, ma il Fondo Monetario Internazionale ci dà lo 0,6%. Vuol dire che abbiamo una delle crescite più basse d'Europa e del mondo. L'Italia non cresce, l'Italia, anzi, cresce una cosa, la disoccupazione, quella sta crescendo all'infinito. Allora, il Movimento 5 Stelle ha tutte le idee della terra, però c'è una cosa che bisogna risolvere prima di dare soldi in giro, e bisogna abbattere la corruzione, bisogna combattere la corruzione, e quindi siccome non c'è democrazia senza giustizia, la giustizia è il fulcro di tutto, cioè attorno alla giustizia ruota tutto, signori. Per questo noi siamo leggermente intransigenti con i condannati, gli indagati, gli imputati, i corrotti, i corrottini, i corrottelli. E ve lo dice uno che nella sanità, vi invito a vedere il venditore di medicine di Travaglio, è veramente agghiacciante vedere come rubano i soldi alla sanità. Quindi la battaglia per la legalità è una battaglia per la sopravvivenza, esattamente uguale a quella che abbiamo fatto contro gli inceneritori, quella che stiamo facendo contro gli OGM, quella che dobbiamo fare contro l'inquinamento diffuso, e ha lo stesso valore. Adesso Mario vi spiegherà della riforma che sta in 416 ter, della riforma della giustizia che con tanta fierezza stanno facendo questi delinquenti che stanno là a governare. E ricordatevi che vinciamo noi